si circondò di quadri meravigliosi negli, nei corridoi degli uffici, eccetera, quindi il bello, la cultura. Galloni, ecco Galloni che ha fatto questo, diciamo, questa rinascita da un incidente molto grave, cioè un incendio, ha creato questa meravigliosa esposizione. Penso a Open, che è un'altra azienda che, se voi la visitate, all'ingresso ci sono le opere d'arte contemporanee, c'è questa attenzione per le iniziative, diciamo, istituzionali. Quindi imprenditori che hanno capito, anche lo stesso Davines, che hanno capito, che ha investito in una mostra importantissima, che queste due anime insieme sono una... Fanno la differenza. Fanno la differenza. Sì, perché sì. Migliorano la qualità della vita delle persone. Quindi esatto. Certo. Allora, veniamo a noi. Allora, Giulio Belletti è un protagonista di questa iniziativa, di Quadrilegio, perché... diciamo fa parte di questo gruppo che organizza questo evento dall'inizio, quindi sono 8 anni che c'è questa manifestazione. Questa è una delle sedi che, come vedete, è molto suggestiva, ha ospitato opere molto importanti in passato. Io ne cito una: ha ospitato Tre Soldi, insomma, per Quadrilegio era qui fra noi, e quindi adesso conoscete tutti questo ragazzo che ha fatto tanta strada, per dirvi la qualità e l'attenzione che queste persone mettono nel creare questa magia che è Quadrilegio. Allora, noi descriviamo un po' questa, come è nata, diciamo, questa, perché ci sono anche giornalisti che non sono di Parma, per cui vogliamo far capire un po' come è nato Quadrilegio, ecco. Sì, anche perché non siamo ancora così famosi, speriamo di diventarlo, magari speriamo. Come Tre Soldi, però basterebbe anche un pochino meno. No, innanzitutto siete tanti, grazie a nome mio e a nome delle mie tre colleghe e cofondatrici di Quadrilegio, Marina Burani, Simona Manfredi e Maura Ferrari. Con loro è nato tutto nel 2012, quindi parecchi anni fa, ormai quest'anno sarà l'8ª edizione. È nato da un incontro piuttosto casuale fra di noi, fra 4 persone appassionate d'arte che avevano 4 spazi a disposizione che si prestavano bene per ospitare artisti o eventi di questo genere, e da lì è partita l'avventura. Nel giro di 2 o 3 mesi abbiamo inaugurato la prima edizione. E devo dire che è stato un successo inaspettato e clamoroso di pubblico, perché veramente vedere tanta gente per un evento organizzato così in poco tempo da 4 persone appassionate è stata una soddisfazione enorme. Da lì è partita l'avventura, l'entusiasmo ci ha portato fino ad oggi, il vizio l'abbiamo preso e quindi forse non lo perderemo più, vediamo da domani. La caratteristica di Quadrilegio è sempre stata quella di mantenere 4 anime distinte, perché sono 4 spazi gestiti da 4 persone che hanno la loro sensibilità e i loro gusti, e abbiamo sempre voluto mantenere questa distinzione, quindi un evento omogeneo nella sua disomogeneità, che secondo me è bello anche per questo, richiama pubblico come noi vogliamo, portare appassionati, ma portare anche pubblico che non è appassionato d'arte, che però avvicinarlo è sempre una bella cosa, quindi diciamo la cultura sicuramente potrebbe essere una di quelle cose che potrebbe rilanciare un po' tutti. E per cui da allora abbiamo continuato in questo modo, abbiamo pensato ogni tanto, soprattutto quest'anno, pensando al 2020, anzi vi ringrazio perché non l'abbiamo ancora fatto pubblicamente, ma il Comune va ringraziato per averci scelto fra le tante proposte. Abbiamo sempre mantenuto questa identità, avevamo pensato di trovare un curatore, magari avrebbe potuto dare così un'omogeneità a questo evento, però abbiamo pensato anche che forse avremmo perso la nostra caratteristica naturale, che è sempre stata questa, e quindi per ora continuiamo in questo modo. È successo, insomma, c'è stato, quindi ne siamo assolutamente soddisfatti. Ecco, allora vediamo un po' che cosa avete, cosa bolle in pentola per questa edizione. Guarda, quest'anno saremo, come dicevo, la caratteristica è sempre quella dei 4 spazi. Sì. Avremo Simona, che avrà il numero più nutrito di artisti nel suo spazio, fra l'androne, il cortile e il giardino bellissimo.
qui ci sono tanti artisti importanti, non so citarli tutti, poi sì, li avrete tutti, e tanti artisti nel suo spazio, avrà anche alcuni eventi che seguiranno poi nei venerdì a seguire, uno riguarderà il cinema. E qui abbiamo il regista Marco Mazzieri, che se è ancora presente. In questo istante. Cioè, è andato. In questo istante è uscito. Curerà una rassegna cinematografica che verrà fatta per due venerdì di seguito. Poi ci sarà una serata invece dedicata alla danza, curata da Lucia e Francesco Frola. Da Maura Ferrari avremo due artisti come Roberta Busato con un'installazione in terra cruda, artista mantovana. Giuseppe Biagi con i suoi oli delicatissimi, devo dire, li ho visti ieri, perché poi noi riusciamo a vedere le opere negli altri spazi così a spizzichi e bocconi, perché dobbiamo curare le nostre, quindi tante volte facciamo fatica. Poi avremo Marina nella sede Alfa Centauri, e qui apro una parentesi perché Marina in questi giorni ha una mostra bellissima qui a Parma, una personale Palazzo Pigorini, che chi non l'avesse vista è qui a Parma, un'occasione per vederla, perché la mostra Nero, cura di Didi Bozzini, che è una mostra elegantissima e bellissima, se avete l'occasione andatela a vedere. E lei ospiterà due fratelli gemelli, scultori ucraini, i fratelli Zigura, e le fotografie di Patrizia Caravaggio, oltre naturalmente alle sue opere e alle opere di Andrea Vettori. Da me ci saranno tre artisti per la prima volta a Parma, Tony Alfano, uno scultore che qui non vedete perché arriverà domani, perché così arriva, si ferma e vede la mostra anche la sera, al si vede lo spazio. Del pubblico ci sarà la scultura. Beh, fra qui è il cortile, quindi cercheremo. Sì, qui è sempre abbastanza caotica, io riempio sempre abbastanza. Infatti delle volte siamo anche criticabili, perché ognuno lo gestisce in un modo particolare, strano, però ci va bene così. E poi una cosa che vorrei dire, fra i tre artisti parmigiani vorrei citare Giovanni Melegari. Giovanni Melegari secondo me è un artista un po' sottovalutato secondo me, ma bravissimo. Fino a pochi anni fa aveva quello studio vicino accanto e aveva anche una scuola di pittura, e questo è assolutamente lodevole oltretutto, che ha dovuto chiudere per motivi gravi di salute, quindi si è isolato per parecchio tempo, e non più di un mese fa mi ha chiamato dicendo che gli sarebbe piaciuto partecipare a quella legge, la cosa mi ha aperto il cuore, tre sue opere, per me veramente cosa emozionante, e per me quadrilegio è già una vittoria. Eh sì. Ecco, e poi ci saranno, appunto, dicevate, eventi. Sì, come dicevo, il cinema, la danza, anche la sera inaugurale, poi avremo musica nei vari spazi, avremo da Mauro un trio barocco, di musica barocca, Le Vipere Gentili se non sbaglio, da Simona avremo un trio di ragazzi del conservatorio che suoneranno all'interno del cortile, avremo insomma cose varie, noi cerchiamo sempre di differenziare un po'. Diciamo così, una contaminazione di arti praticamente, non c'è solo la scultura. Assolutamente no, pittura e scultura restano sempre le fondamentali, però soprattutto per il 2020 poi abbiamo in programma, speriamo, di tante cose che poi riguarderanno l'arte ad ampio raggio. Come sarà? Ma come sarà? È un impegno, da quello che ho capito, molto, molto più importante. Soprattutto per noi che non lo facciamo di professione, ma temo che l'anno prossimo diventerà il primo lavoro. Ho questa paura. No, apriremo innanzitutto in un raggio d'azione molto